Nello Paturzo, cosa rappresenta per Cianciana questa iniziativa, ospitare l'Acragas che milita in Serie D qui a Cianciana in questo allenamento congiunto? Orgogliosi principalmente, era stata già concordata da tempo, anche perché la mia azienda è sponsor dell'Acragas Calcio. Noi abbiamo offerto i panettoni, i casotti all'Acragas Calcio, quindi abbiamo creduto e crediamo nell'Acragas come la figura più importante in provincia di Agrigento che possa rappresentare. E quindi avevo parlato col presidente Denny, col direttore generale, un po' con la dirigenza, per cercare di portare la realtà calcistica della nostra provincia che ci rappresenta nei piccoli comuni. E oggi siamo orgogliosi, ne siamo contenti e pensiamo che è la strada che bisogna percorrere, perché il calcio deve valorizzare questi aspetti, e loro devono poter programmare in provincia e fare sentire che i piccoli paesi devono essere parte integrante anche dell'Acragas Calcio in un futuro, per un futuro che penso con le loro potenzialità possa essere più roseo possibile per categorie come l'Acragas dovrà in seguito poter aspirare. Direttore Strano, il calcio, lo sport e anche e soprattutto questo. Sì, tu sai benissimo che noi in quest'anno, in questi 7 mesi, abbiamo fatto di tutto per aggregare il circondario della provincia di Agrigento. Oggi siamo onorati di venire qui a Cianciana, siamo stati accolti in un delizioso impianto calcistico, la dirigenza del Cianciana, il buon Anello ci hanno ricevuto in pompa magna. E speriamo di meritarcelo con una sgambata in famiglia, che sei qua in famiglia, e che il progetto che il presidente ha sempre detto di aggregare tutte le province agrigentine sia di buon auspicio con questo primo inizio, con questo invito colto senza ombra di dubbio dalla società Acragas.